gol, perché Marca ha deciso, che aveva deciso che il gol di Leo era autorete di Victor Sanchez. La FIFA dice che il regolamento dell'International Board, ricordiamo, sì, se tiri nello specchio della porta e qualcuno lo tocca e va dentro, il gol è quello che ha calciato, colui che ha calciato. E questo è successo perché Victor Sanchez, memore di una cosa fatta dal Rayo Vallecano al Camp Nou tre settimane prima, si stacca dalla barriera e tenta di andare a colpire la palla di testa nella palombella che Leo fa, e invece se la butta dentro il boludo. E quindi quello è il gol di Leo. Ma Marca insisteva di no. Guarda caso, però, Vinicius qualche mese fa fa lo stesso gol, non su punizione, ma su un tiro che andava in porta, e lì viene attribuito il gol a Vinicius. Allora, la cosa incredibile che noi non capiamo fuori Spagna è che un giornale, quello nella caverna, non esiste in nessuna nella parte, caverna mediatica madridista, è colui che assegna i gol. Quella è una cosa assurda. Esattamente, è una cosa assurda. Non esiste nessuna l'arbitro, parte del mondo. L'arbitro ha riportato il gol del Leo nel referto, non decide Marca sulla scarpa d'oro. Poi purtroppo in Spagna questo funziona. Ricordiamoci che c'è sempre un gol del Leo, credo, contro la del Club Bilbao, che pende, che per il Barça e per Leo vale e per Marca no, quindi c'è sempre questo grande diatriba. Un bel pezzo di Cina attende il primo derby con il connazionale protagonista, quindi è Wu Li, parliamo di Wu Li, e invece Rubi lascia Wu Li in panchina perché è tornato febbricitante dall'impegno con la nazionale per giocare più coperto con una sola punta. Nel Barça con Dembélé infortunato spazio al triste Coutinho, purtroppo Coutinho, anche se poi ha segnato il Villarreal, sembra sempre triste, con Vidal in panchina, dietro Semedo per Sergi Roberto. La partita va come vuole l'Espagnol, sotto ritmo, palla in mano al Barcellona ma senza grandi pericoli, e quando i catalani combinano qualcosa di buono non trovano la mira corretta. Messi ispirato e apparentemente non condizionato dalla pubblicità viene stoppato in avvio, poi Suarez non arriva a un invito brillante di Semedo, i tiri di Rakitic e Suarez vanno fuori di poco. Quindi poco prima dell'intervallo è Messi a sprecare da distanza ravvicinata, l'Espagnol insultato e sbeffeggiato dalla curva del Barça non dà reazione praticamente. Dopo un quarto d'ora animato solo dal gol annullato a Messi per un primo tiro fiacco, e dopo un primo tiro fiacco dell'Espagnol, Valverde ha provato con Malcolm e Sergi Roberto per Arthur e Semedo, con l'arretramento a centrocampo di Coutinho. Secondo me le cose sono andate anche abbastanza meglio. Sì, meglio. Rubi ha riportato, ha risposto con la carta cinese Wu Li per Borja Iglesias, ma ha visto poi Sergio Garcia per Melendo. Due punte autentiche, Messi contro Diego Lopez, tanto che il portiere dell'Espagnol ex Milan e Real Madrid si è superato sul tiro di Malcolm servito da Coutinho. Rakitic e lo stesso Coutinho hanno nuovamente tirato al lato. Poi al 71esimo, il momento decisivo, punizione dal limite in posizione centrale, Messi batte con un pallonetto inusuale, Victor Sanchez staccandosi dalla barriera retra fino alla linea di porta, ma invece di rinviare batte il proprio portiere che comunque sembrava a poter arrivare sul tiro del Leo. Il gollonzo in piena regola, nel finale il raddoppio, un sinistro preciso su assist molto bello di Malcolm. La Liga ovviamente è sua, è sempre di Leo Messi. Questo era alla partita contro lo Spericos, e Barça che poi insomma aveva tenuto dietro il come si chiama l'Atletico Madrid che poi però vincendo mercoledì contro il Girona 2-0 ha approfittato di questo 4-4 del Barça per rosicchiare due punti prima appunto della partita che ci sarà. Vabbè, gli abbiamo lasciato un sabato punto al Villarreal che sta lì in zona retrocessione, così che va bene. Esattamente. Ce lo possiamo permettere. Allora, una cosa che volevamo riportare
all'attenzione è questa bruttissima cosa capitata ad Adrià Pedrosa, che scambia la maglietta con Leo e i tifosi dell'Espagnol furiosi, schifoso, fuori dal nostro club. Cose dell'altro mondo. Questo è l'Espagnol, questo è l'astio, la cattiveria di questa gente che vive sempre più repressa. E sei uno schifoso, se questo fosse un club serio oggi staresti fuori dalla nostra squadra, non ci meriti, figlio di puntini puntini, insomma Giuda sei un traditore. Questi i complimenti più semplici, più tranquilli mandati al poro Adrià Pedrosa. Comunque, brutte cose, solamente perché giustamente avrà chiesto la maglia al giocatore più forte del mondo di tutti i tempi, e ha fatto bene, insomma, voglio dire, chiunque non lo farebbe, perché lo diciamo sempre, è una partita di calcio, è una competizione sportiva, non è una guerra. Esattamente. Andiamo a Villarreal invece di martedì sera, perché Coutinho e Malcolm illudono i catalani, ma il sottomarino giallo firma il clamoroso ribaltone prima del pareggio e poi da batticuore nel recupero. E dobbiamo dire che Villarreal non merita quella classifica, si è visto, evidentemente ha una rosa molto, è in Europa League, c'ha uno spessore molto più ampio e sicuramente si salverà. E certo il Barça con un TD in fuori condizione, messo poi a giocare un sinistro a destra, due sinistre, abbiamo giocato con due sinistre. Quello non arrivo a capirlo. Vabbè. L'appannamento diciamo della squadra dopo che poteva fare il 3-0 col palo di Coutinho, sì. Però insomma poi alla fine l'importante era che si riposassero. Che si riposassero in alcuni, e che poi però è venuto anche il punticino che fa sempre bene. Clamoroso a Villarreal, dove il Barça sperimenta un incredibile viaggio di andata e ritorno dal paradiso all'inferno. Succede di tutto nella partita più spettacolare della stagione, che vede il Barça sprecare un doppio vantaggio per riacciuffare il definitivo 4-4 con due reti tra il 90 e il 93esimo, dopo essere andato sotto di 4-2. I catalani salvano così l'imbattibilità e dura da 18 turni, mentre i padroni di casa gettano alle ortiche un'impresa che aspettavano da 9 anni, complici anche l'espulsione di Alvaro all'86esimo. L'Atletico riesce comunque a rosiccare due punti, adesso a meno 8 alla vigilia dello scontro diretto di sabato al Camp Nou. Con il big match contro l'Atletico all'orizzonte, Ernesto Valverde applica un turnover chirurgico, lasciando inizialmente in panchina Piqué e Rakitic, entrambi diffidati, appunto Leo Messi. Per il resto vanno in campo tutti i pezzi da 90, salvo Ousmane Dembélé, ancora sulla via del recupero. La voglia di chiudere subito la pratica risulta evidente fin dai primi minuti, durante i quali Blaugrana stritolano l'avversario con fraseggi rapidi e verticalizzazioni fulminanti. I catalani sono micidiali soprattutto lungo la corsia di Malcolm, che spinge con efficacia creando sistematicamente superiorità numerica. Dai piedi del brasiliano nasce al 12esimo l'assist vincente per Philippe Coutinho, bravo a farsi trovare pronto per spingere la rete al preciso cross basso. Al 16esimo invece lo stesso Malcolm a firmare il raddoppio con un colpo di testa sul secondo palo su suggerimento di Arturo Vidal. La furia dei catalani sembra poter stendere definitivamente il valore di casa al 18esimo, ma Coutinho spedisce sul palo dopo un inserimento centrale. È l'occasione che scuote finalmente Villarreal, che rientra in partita al 23esimo grazie a un preciso lancio di Casorla e alla velocità del 19 Chunvuez. Non so, Chunvuez, come si chiama? Bravissimo. L'esito a ribadire in porta dopo un prima conclusione infrantosi sul palo. La sfida entra così nel vivo, anche i padroni di casa riescono a pungere in velocità, soltanto la difesa blaugrana spesso mal posizionata e tenuta in gala grazie ai due decisivi interventi di Marc-André ter Stegen. Il portiere tedesco si rivela decisivo anche in avvio di ripresa, ma questa volta in negativo, perché al 49esimo lascia scoperto il primo palo regalando il trasformoso pareggio ai padroni di casa, a merito di un cross sbagliato, ma proprio sbagliatissimo di Encabi, che si trasforma in un destro vincente. Sì. E d'altronde ter Stegen ha fatto il passo per andare a prendere sta palla che era un cross, invece purtroppo gli ha detto veramente veramente male. Ancora più clamoroso quando
quanto accade al tredicesimo, dopo che i catalani si sono fatti sorprendere da un'imbucata di Iborra sul fronte destro e subiscono il sorpasso. Frutto di un preciso sinistro incrociato sull'uscita di Ter Stegen, i catalani si ritrovano così incredibilmente sotto di dopo due minuti e entrerà in campo Leo Messi. E rischiano nuovamente al 68esimo con Ter Stegen che devia la palla sulla traversa su un violento tiro al limite di Ekambi. Il Barça prova disperatamente a reagire ma lascia inevitabilmente praterie dietro. Viene pulita ancora all'80esimo la nuova entrata Bacca che si lancia in contropiede firmando con freddezza il definitivo 4-2 dopo aver saltato Marc Ter Stegen in dribbling. Sembra la sentenza ma al finale supera il copione di un film drammatico perché Alvaro lascia i suoi in inferiorità numerica all'86esimo e Messi riapre i giochi con una strepitosa punizione al 90esimo. Poi in pieno recupero Suarez trova l'incredibile pareggio con un gran tiro al volo sul primo palo, un finale impensabile al Madrigal che finisce per mettere ulteriormente pepe allo scontro diretto il prossimo fine settimana al Camp Nou contro l'Atletico Madrid. E purtroppo il sabato non ci sarà il guerriero Arturo Vidal perché ha preso il cartellino giallo, già c'aveva un altro, così che... E inoltre non capisco all'arbitro quando Messi le va e le protesta un passo indietro tranquillamente e prende pure il cartellino giallo che non vedo perché. Ora vado a raccontare una cosa sul guerriere, su Arturo Vidal, che racconta una ragazza su Facebook che dice che l'anno scorso il guerriero è nato a San Javier, che è un sobborgo di Santiago de Chile, sì. No? La capitale cilena. E allora ha organizzato una festa in maschere lì nel sobborgo e poi ha affittato due pullman perché la gente possa andare da lì dal sobborgo fino a casa sua per salutarlo, per festeggiare, capito? Mm. E allora dice la ragazza, dice, sarà milionario, dice, ma non ha dimenticato le sue origini. Indubbiamente. Allora, noi prima di entrare nel primo nostro collegamento di questa sera una cosa, ma sì, che non c'entra con il calcio, però che mi ha colpito molto, è morto il grande cantautore argentino residente in Spagna, Alberto Cortés. Un grande poeta, un grande cantautore, ha cantato con Serrat, con tutti i grandi, no? E diceva lui, dice, io non sono un poeta, sono un paroliere. Dice, per me i poeti sono quelli che possono, dice, darle del tu alle stelle. Vabbè, grande Alberto, oggi che la tua energia si è dispersa un'altra volta per l'universo, penso che potrai darle del tuo alle stelle, anche te. Allora, l'hai detto bene Alberto, grande perdita questa, e dicevamo, prima di andare a sentirci i gol del Barça contro l'Espagnol e Villarreal, sono successe un po' di cose in questi giorni. Da domani, per esempio, si potrà cominciare a fare richiesta per i biglietti per la partita, come soci, per la partita di finale del 25 maggio a Siviglia contro il Valencia di Coppa. Per le Peñas, ovviamente, fino all'8 c'è la possibilità di fare richiesta per ovviamente i peñisti. Poi c'è la trasferta di Manchester, ne abbiamo parlato, tutta la polemica su il costo che ci sarà la settimana prossima. Ancora non escono i biglietti per la partita contro il Manchester. Oggi c'è stato un caos per i biglietti usciti contro l'Atletico Madrid. Questa mattina il sito del Barça è andato in tilt, poi sono stati fermati dopo 50 minuti, poi sono stati rimessi dopo le 6. Insomma, non è un momento che... non so, vediamo, ne parliamo con il nostro gradito ospite anche di queste cose, ovviamente anche dell'attualità braugrana che state aspettando con queste due partite e poi con quello che avverrà la settimana prossima, che si entra nel clou, nel grande vivo, sabato l'Atletico Madrid,
mercoledì l'andata a Manchester, poi c'è la Liga ancora e poi riceviamo lo United al Camp Nou e speriamo insomma di poter alla fine dire stiamo lì per la semifinale, ma non diciamo niente, andiamo a sentire il Leo e il Ciarlò che fanno gol.